anzi prendiamo quelli degli altri, perché appunto, a quest'ora già dovrebbe esserci un'altra trasmissione, sì, però infatti, continuiamo noi sforando molto tranquillamente, sì, esatto, infatti, esatto, anche perché fra un po' vi salutiamo, fra un po'. Sì, non c'è bisogno che glielo anticipi, Antonella. Ricordatelo, non c'è bisogno di anticipare i saluti. L'improvvisazione. Non lo sai. Forse dovremmo fare un corso. Ti piace il pinguino natalino? Allora, cioè, anche questo. Perché questi gadget inutili natalizi? Per quale motivo? Bellissimo. Cioè, questa sfera, praticamente, dipinta a mo' di pinguino, di plastica, con una carica in cui zompetta su un tavolo. Qual è il senso? È un cappellino di Natale. È il cappellino di Natale. Qual è il senso? Molto carino. Comunque, per chi volesse vederla, è sui nostri profili Facebook, perché ha curiosità. La foto col pinguino. Sono stata costretta sotto tortura a farmi la foto col pinguino. Ho pagato 2 euro oggi. Cioè, hai pure speso 2 euro. Io pensavo che ti avevano regalato un Big Mac, un menù, insomma, dei, no, dei, non di McDonald's. No, me lo so comprato perché mi piaceva, l'ho visto, ho detto no, è mio. No, vabbè, il pinguino veramente natalino è mio. Cioè, mi ricordi molto una mia amica che per Natale lo scorso anno mi ha regalato, per addobbare il mio negozio, un filo con dei panni stesi, e i panni erano praticamente i vestiti di Babbo Natale. Ah, carino. Te lo ricordi quando l'ho messo? Ecco, quindi voglio dire, mi ricordate, cioè, te e lei siete molto simili, tant'è vero che amate pure allo stesso modo. Ma io non riesco ad entrare in questo spirito. No, te la presento a breve. È anche un cane come te. Ah, ecco, appunto, magari ero io, no? Non ero io, no? No, non sei tu. Non mi ricordo, ma perché? Però voglio dire, non riesco a capire questo enorme spirito natalizio, non lo so, non... Vabbè, bisogna un po' entrare nel... Dimmi, ti ascolto. Spirito natalizio. Adesso arriva la parte seria. Arriva la pippone. No, ricordiamoci magari di... No, io quello che, cioè, mi dà fastidio, no? È che noi in questo momento ci dimentichiamo magari delle persone che effettivamente bisogno, non... Esatto. No? Se tu pensi, per esempio, non so, i pranzi che organizzano... La Caritas, piuttosto che Sant'Egidio. Sempre, cioè, io conosco persone a me vicine, mm-hmm, anche... parenti, insomma, che partecipano, diciamo, dalla parte dei, danno una mano come volontari, e sono sempre di più le persone che non vanno, sono anziani ma anche famiglie intere che quel giorno vanno a mangiare. Purtroppo necessità fa virtù, come si dice, no? Quindi non ci dimentichiamo anche di queste persone. Guarda, ieri, come dicevo prima, ho visto una trasmissione, la Gabbia, non mi ricordo se era sulla 7, no? E parlavano di Milano, del Natale, delle spese che vengono fatte, e mettevano a confronto realtà, la realtà, la ricchezza e la povertà. E c'era gente che, cioè, ha girato per lo schifo alla fine. Sì. Ma non perché uno non se lo può permettere, perché è assurdo. Perché uno schiaffa perché la povertà. Appunto, la fila delle persone che andavano alla Caritas. Sì. Erano gente, come sappiamo ben tutti, cinquantenni e sessantenni, che magari non hanno perso la legge il posto Fornero, di lavoro, non hanno maturato, sono dovuti andare in prepensionamento, e quindi non, per 3-4 anni non percepiscono e non hanno nessun'altra fonte di reddito. Quindi gente che si è ritrovata per strada, che c'è letteralmente anche il discorso della dignità a terra delle persone. Esatto. E poi a confronto, e per loro dicevano, il Natale per noi non esiste più, ma non esiste, cioè bisogna pensare a come sopravvivere all'immediato, ogni giorno. Certo. E tra l'altro c'era una faccia di, posso dire, una faccia di minchia, di, non lo so, di imprenditore, non lo so che era, ma non per essere sempre dalla parte, però ce la faccio la minchia, insomma. Sì. E con delle buste che diceva, ma l'intervistatrice chiedeva, ma lei quanto spenderà quest'anno? Ma credo intorno ai 20.000 euro. Che schifo. 20.000 euro. Che oppure schifo. Un altro che aveva le buste della Rinascente, ma ho speso 2-3.000 euro, ma dovranno spenderne ancora altrettanti per fare i regali. Veramente a schifata punto, da questa perché... cosa. Schifata, perché insomma non... No, anche perché... Ma pur potendo, cioè, allora, così. Esatto, ci può anche stare, perché ognuno ha le sue possibilità. Speranze, e disponibilità. Però, voglio dire, magari pensare anche ad una delle persone che hanno bisogno e delle necessità, forse sì, farebbe appunto un bel gesto, visto che a Natale dovremmo essere tutti più buoni. Sì, quindi quei 20.000 euro magari potrebbe destinarne una potrebbe parte. Potrebbe anche essere un inizio per poi... cominciare a pensare realmente poi a guardarsi intorno, a aiutare, esatto, le persone, esatto, che hanno bisogno.
Va bene, dopo questo, dopo questa parte di riflessione, insomma, che abbiamo. Ci tocca anche da vicino, ma non perché. No, però le realtà le vediamo, insomma, in questi quartieri. Cioè, abbiamo frantumato non so che cosa, spero soltanto dei piatti. Comunque, allora, ci congediamo. Dire, dopo Natale, per pensare a Capodanno, l'ultima canzone che ho scritto è una canzone allegra che non c'entra nulla con Natale. Ossia? Una canzone di Culture Club, Karma Chameleon. Ah, sì. Almeno è allegra, quantomeno, insomma. Allora, salutiamo i nostri ascoltatori. Tutti. Facciamo l'ultimo tintinnio. Vai, scampanella. Così la facciamo contenta. Su. Allora, facciamo gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Poi un ce ne stiamo per andare, non ci cacciate. No, penso che siano dietro la porta. Sì, stanno per entrare. Esatto, ci stanno per cacciare. Appunto. La regia stasera si è superata, grazie allora, a tutti. Buon Natale, non mangiate troppo. Tanti auguri e ci sentiamo il prossimo lunedì. Va bene, okay. Buon Natale. Un ciao, saluto a tutti, ciao.